oggi è una giornata campale per il servizio ferroviario. Dal nord al sud ci sono state tutta una serie di problematiche derivanti proprio da questo famoso genocidio e purtroppo noi non ne siamo stati esonerati. Il gelicidio, il fenomeno della pioggia congelata, non ha risparmiato neanche la provincia di Arezzo. Ha creato non pochi disagi, soprattutto ai collegamenti ferroviari. Il convoglio che nella linea Sinalunga-Arezzo-Stia è utilizzato da pendolari e studenti di prima mattina è stato infatti soppresso e quello successivo ha avuto problemi di sovraffollamento con conseguenti ritardi e stazioni come quella di Giovi, dove non si è nemmeno fermato. Il treno, il 6155, partito da Stia, non è potuto partire e quindi l'abbiamo dovuto sopprimere. Fatta questa soppressione, chiaramente ci siamo premuniti di far fare al treno successivo, al 6157, quattro fermate aggiuntive rispetto a quelle che erano previste dal servizio stesso, ma evidentemente il fatto di aver soppresso il treno precedente ha fatto sì che questo servizio fosse assolutamente super utilizzato. Accedere al treno avrebbe messo il macchinista e il capotreno in condizioni di viaggiare non in sicurezza e questo noi non ce lo possiamo permettere, né soprattutto per la tutela dei lavoratori, ma soprattutto perché le norme ANSP ci vietano assolutamente di viaggiare in certe condizioni.